Un saluto con il affettuoso, caloroso e colmo di sincera gratitudine rivolgo alla scolaresca di Italia e di Capoterra, che vorremmo oggi essere sempre qui, vicino al loro riconoscimento, valorizza ancora di più questa semplice ma significativa cerimonia. Grazie ai ragazzi della scolaresca presente e ai presenti presenti. Grazie. Mi infino con mosso in marcia la nostra gloriosa bandiera di guerra, decorata con tutti i miei d'oro, vestito per il quale la nostra parte si trovava a pensare i valori di libertà e di parte. Il mio commosso pensiero è rivolto ai loro cittadini di ogni era e dalle loro famiglie, che hanno donato la loro vita e che noi sempre ricordiamo e vogliamo guardare la rivoluzione. Un grazie sentito al personale civile della Montenegro, che quotidianamente ha operato con noi. Qui presente oggi con noi 26 giovani che hanno aderito al progetto di Vite Forze Armate in Italia da 3 settimane, provenienti da tutte le regioni d'Italia, progetto fortemente voluto dal signor Ministro della Difesa, per il quale il 151esimo Reggimento Fanteria Sassi è l'unico ente della Forza Armata ed interforze della Regione Sardegna dedicato per tale esigenza formativa. Tre sono i momenti salienti che più di ogni altra cosa mi piace sottolineare in questi oltre 18 mesi di comando del nostro regimento. La fase di assentamento per l'Afghanistan nel periodo del 1 settembre 2009, la missione in Afghanistan per oltre 6 mesi, dall'ottobre 2009 al 2010, molto impegnativa, in termini di risorse impiegate e marco temporale di circa 7 mesi. Il miglioramento infrastrutturale della casa Montenegro, e di questo voglio pubblicamente ringraziare l'amico e il colonnello Gianluca Costaro e tutto il personale del reggimento che abbiamo supportato per la guardata del distaccamento del 151esimo reggimento Fanteria Sassi nel periodo di inverno del reggimento afghano. Non posso non esprimere la mia riconoscenza verso tutti gli uomini e le donne del 151esimo che hanno costantemente dimostrato sia nei molteplici impegni addestrativi sostenuti in patria quanto nell'insidioso teatro operativo afghano di saper operare con indiscussa maturità professionale, generosissimo impegno e piena consapevolezza del proprio ruolo. Hanno sempre assolto il loro compito con spiccata determinazione, altruismo ed umanità, virtù queste che da sempre caratterizzano l'anima della Sardegna, rafforzando ancora di più il solido legame esistente tra la società civile sarda e la rinnovata realtà militare espressa dagli uomini e dalle donne del 151esimo Reggimento Fanteria Sassa.
I nostri sassarini sono oggi professionisti della sicurezza in campo nazionale, vedo la squadra di prima della capitale del Terre Sicure, dove troviamo attualmente 70 uomini della capitale ed in campo internazionale, con una leggerezza e un'umanità che non hanno pari. Per questo merito la struttura del quale sentirsi di qualità quando sono in fase della testa di essere uomini di Lega dell'Est. Mi sia consentito in questo momento rivolgere un vivo grazie a mia moglie Rachele, che ha sempre supportato il mio fondo totale senso di impegno per il mio genitore, ed anche chi di Italia. Nel ringraziare loro voglio ringraziare le vostre famiglie, che ci hanno sempre fornito totale per il suo supporto tra mille difficoltà. Consentitemi ora di rivolgere gli accordi della nazione di Germania. Gli uomini e le donne del 1852, come amato ripetermi spesso, mi sono sempre considerati il soldato per soldati, con l'intima convinzione che comandare è servire gli uomini della dipendenza. Con voi ho vissuto un'esperienza di vita professionale fantastica, intensissima, affascinante e indimenticabile, fatta di confronto, condivisione e convergenza sugli obiettivi assegnati dalle superiori autorità. Ho avuto l'onore e la fortuna, credo, di aver guidato uno che oggi è primi regimi militari, apprezzato e stimato anche dal più alto livello nazionale. Un complesso organico e coeso, spicciato di insegnare, in Italia e in Afghanistan, dalla montagna alla Tantanica, a Ciacciarà, al genito massimo di Sazzapass, ha visto quest'uomo di vendere i sacri saletti di mezzo vent'anni, lontano da luce della nostra cultura, con un impegno e una tenacia al di fuori del mondo. Guadagnando la prima vera dei modelli statunitensi e degli altri alleati della coalizione NATO che abbiamo sul terreno di noi. Ho speso le mie energie e sempre il mio nome per il nostro regime. Ed oggi sono stato di accogliere un po' della vostra convenzione, che poi la mia convenzione. Ho avuto la conferma con l'ufficio della stessa logica Sassari, che sono stati sanati con i migliori di pari, con chi abbia dei buoni qualità. Spero di essere stato di loro. Nel commentarmi a voi, studenti di Bonos, io ho bisogno di grazie alla nostra gloriosa bandiera, con l'anima di quasi da sentimenti contestanti, vado nel commosso saluto. E il mio vero sentito di grazie con un piccolo abbraccio ad ognuno di voi, ricordando sempre che il nemico è qualcosa di grande di me. Sono i valori, i colori della nazione, sono la nostra storia, i nostri capelli. La nostra gloriosa bandiera di guerra che tutti ci accennano nell'assorbimento del cuore di tutti. Ho con me l'amico Luigi Pieri, che ci ha tenuto un percorso sulla catena di oltre 15 anni fa. Nelle prime anni da qualche santo ricordò la nostra gloriosa bandiera di guerra, altro almeno ciò che ho io, con l'auspicio di 100 migliori fortune e soddisfazioni, al comando del 151° Reggimento Cavalleria Sassari. Grazie di nuovo per quello che ha rappresentato per la Sardegna e per l'Italia nostra. Non vi dimenticherò mai, vi porterò sempre nel mio cuore. Viva l'Italia, viva la Sardegna italiana, viva la Federica Sassari, viva il 151° Reggimento Cavalleria Sassari. Forza Marco!